Giovedì 24 ottobre 2019, a Lugano all'Hotel Splendid, si terrà la conferenza di presentazione del nuovo progetto Terra Bitcoin. Ora, io non parteciperò alla conferenza, però sarò presente perché il progetto è molto interessante e quindi se qualcuno di voi volesse venire ci si può anche trovare lì e magari scambiare quattro chiacchiere. D'altronde l'ingresso è gratuito, Lugano è anche una bella città e quindi è una buona occasione magari per incontrarsi. Ma cos'è Terra Bitcoin? È un nuovo progetto che serve per fare in modo proprio che le persone si incontrino tra di loro e quindi si confrontino, e che parte da un presupposto molto interessante, ovvero che forse, grazie alle nuove tecnologie, è possibile immaginare un mondo non più basato sulla moneta fiat tradizionale, ma basato su Bitcoin. Se volete, abbiamo pubblicato sul Cryptonomist un articolo che spiega meglio il progetto. L'evento, questo evento di presentazione, è organizzato dall'associazione Terra Bitcoin. E che cos'è Terra Bitcoin? È una terra virtuale, un pianeta virtuale che serve proprio per incontrarsi, cioè alle persone per confrontarsi, discutere tra di loro. Ad esempio, parlando di microeconomia o macroeconomia, di aspetti sociali, economici e politici. Ma la cosa importante è proprio che l'idea di base è quella di immaginare un nuovo mondo che non è più basato sulle vecchie monete tradizionali. Quindi le discussioni vertono sul ruolo che le nuove tecnologie, in particolare le criptovalute e la tokenizzazione, potranno avere sul sistema, sulla comunità umana globale. La conferenza si terrà all'Hotel Splendid di Via Antonio Caccia 7 a Lugano. Sappiate che l'ingresso è gratuito, però, visto che ci sono solo 150 posti, bisognerà per forza di cose prenotarsi. Per prenotarsi andate sul sito terrabitcoin.club e fate la vostra prenotazione. Vedete, basta che inserite i vostri dati e quindi vi verrà riconosciuto l'ingresso gratuito. Tra l'altro, la conferenza è in inglese perché è internazionale, ma ci sarà la traduzione simultanea in italiano. Sull'articolo del Cryptonomist, di cui vi metto il link in descrizione, c'è anche il programma della giornata. Si parte alle 14 con la presentazione di Terra Bitcoin, poi ci sarà Paolo Barrai che parlerà degli scenari macroeconomici per il 2020, cioè per l'anno prossimo. Poi ci sarà David Orban che parlerà delle tecnologie e dell'evoluzione dei protocolli. Poi ci sarà Zhao Dong di Renminbi che parlerà delle banche, degli interessi negativi e del criptomondo. Poi interverrà anche Giacomo Zucco di Bicademy Svizzera che parlerà di Liquid, un progetto molto interessante. Poi interverranno anche alcuni esponenti di Bitfinex che parleranno di Tether Dollar, di Bitfinex ovviamente, e di Leo, cioè il token di Bitfinex. Poi ci sarà, in conclusione, Simon Dixon di Bank to the Future che parlerà degli investimenti in criptovalute e delle differenze con i security token o le azioni tradizionali. In conclusione ci sarà ovviamente una discussione, cioè ci saranno le domande e le risposte, e poi cocktail e networking dalle 19 alle 20. Tra l'altro, sponsor di questo evento è proprio anche il Cryptonomist, questo è il motivo per cui ne abbiamo parlato sul giornale online. Quindi, se volete partecipare, io vi consiglio di andare a prenotare subito in modo da sfruttare questi 150 posti che ci sono gratuiti. Secondo me è comunque molto interessante, soprattutto il progetto Terra Bitcoin sarà da seguire perché l'idea che si possa costruire un nuovo mondo basato sulle criptovalute, su Bitcoin e su queste nuove tecnologie, secondo me è estremamente interessante perché personalmente lo ritengo assolutamente possibile. Quindi, se vi va, giovedì 24 a partire dalle 2 ci vediamo lì a Lugano e magari, che ne so, commentiamo insieme la conferenza oppure scambiamo quattro chiacchiere. Un saluto, ciao!